Lunedì 11 dicembre, buongiorno e bentrovati a Buongiorno con noi, la rassegna stampa del TG Noi. Come di consueto, leggeremo i titoli dei quotidiani in edicola questa mattina e converseremo con il nostro ospite che oggi è Paolo Petri. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Noi TV. Allora, Paolo Petri, persona molto conosciuta a Lucca, in particolare a San Vito, il Sì. suo quartiere, insegnante per tanti anni, adesso in pensione, ma sempre attivo Molto, nelle... molto, molto attivo, forse più di prima. più di prima nel campo sociale della nostra città, del nostro territorio. Con lui ovviamente parleremo di tante cose, in particolare della scuola, magari anche Sì. ci faremo raccontare la sua esperienza e parleremo di come è cambiata la scuola in questi anni. Oggi però è una giornata particolare, lo sapete, siamo in codice rosso per quanto riguarda il meteo, per le abbondantissime piogge che sono cadute nelle ultime ore. Le scuole sono chiuse in tutta la provincia di Lucca, una decisione quasi automatica dopo che la regione ha cambiato, modificato il codice da arancione a rosso nella giornata di ieri per la giornata di oggi, quindi è stata quasi automatica la decisione di chiudere gli istituti scolastici su tutto il territorio provinciale. Vi diamo qualche aggiornamento che arriva dalla provincia. Prima però vi diciamo qualcosa sul comune di Lucca. Non risultano al momento emergenze gravi, ci sono però disagi, ci sono difficoltà, è stato tenuto costantemente monitorato il livello del cerchio per tutta la notte. Non sembra però, cercheremo di darvi aggiornamenti nel corso della mattinata, che ci siano particolari problemi. Problemi ci sono stati invece a Sant'Alessio, perché il reticolo idraulico minore non ha ricevuto bene le acque che arrivavano e c'è stato l'allagamento, tra l'altro, della strada provinciale. Questo è stato il problema maggiore che si è verificato in nottata a Lucca. Ci sono stati poi vari allagamenti nella piana di Lucca, qualche interruzione di fornitura di energia elettrica. Diamo qualche notizia che arriva dalla Protezione Civile della provincia. È stato istituito il senso unico alternato sulla strada provinciale numero 38 di Coreglia. Qui siamo in Media Valle. A causa di una frana in località Debbia, la strada è comunque percorribile. Si segnalano interruzioni di linea elettrica a media tensione nella frazione di Antraccoli a Lucca e nel comune di Porcari. Gli addetti dell'Enel stanno intervenendo per risolvere questi problemi. È stata riaperta la strada comunale di Pomezzana, che era stata a Stazzema, nel comune di Stazzema, che era stata interrotta per uno smottamento avvenuto in nottata. Poi la provincia dà anche qualche cifra: ci sono state raffiche di vento superiori ai 100 km orari sull'Appennino lucchese, tra 80 e 100 km sul resto dell'Appennino. Al momento si segnala mare tra molto mosso e agitato, in particolare sulla Gorgona, con onde di 2 metri e 8, a Giannutri onde di 3 metri e mezzo. Per quanto riguarda la mattinata, la provincia dava livelli idrometrici dalla parte settentrionale della regione stabili o in contenuto aumento, con superamento delle soglie di riferimento sul fiume Serchio e sui torrenti Freddana e Ozeri. Quindi c'è un aumento della portata di questi corsi d'acqua e anche del fiume Serchio. In particolare, però, almeno al momento non si registrano problemi, però vi ripeto, cercheremo di darvi aggiornamenti sulla situazione nel corso di questo appuntamento. Per quanto riguarda i titoli, intanto vi faccio vedere il principale. Metto in favore di telecamera il fascicolo lucchese del Tirreno: piogge da allarme rosso, oggi chiuse tutte le scuole, previste fortissime piogge, sotto osservazione il livello del fiume Serchio. Ieri mattina l'abbassamento delle temperature ha portato la neve anche a Lucca, neve che però è durata molto poco perché poi le temperature si sono subito rialzate e la neve si è sciolta. Foto d'apertura della Nazione, anche qui vediamo una signora con l'ombrello aperto e i fiocchi di neve che scendono. Il titolo: scuole chiuse. Maltempo, niente lezioni oggi in tutta la provincia, un morto sulle Apuane, ne abbiamo parlato anche nel TG, allerta per le prossime 36 ore. Allora, questa ovviamente è la notizia del giorno e continuerà a
ad essere la notizia del giorno. Abbiamo però appunto questa mattina un ospite estremamente interessante, Paolo Petri, ex insegnante. Con lui parliamo di scuola, ma anche di sociale, di un'attività scolastica che va oltre le aule scolastiche. Le chiedo però prima di tutto una presentazione, un suo cartellino di stato civile. Lei, abbiamo detto, è un insegnante in pensione. Dove ha insegnato? Io ho insegnato prevalentemente nel territorio di San Vito per ben 37 anni. Sono nato a San Vito, quindi lavorare nel proprio territorio è sempre molto più complesso. Però io non ho mai, mi sono sempre impegnato largamente sul territorio per stimolare anche le istituzioni a fare delle strutture in funzione del quartiere, in funzione dei ragazzi, in funzione della didattica, anche perché chiaramente ho lavorato, sono orgoglioso di aver iniziato gli orti comunali a San Vito esattamente nel 2008, ho inventato, mi sono letteralmente inventato un progetto che aveva il nome La Terra e il Cielo, che ho dedicato a un collega, Luciano Donatelli, che ha dato il nome alla scuola, con cui sono cresciuto. Mi emoziono anche nel ricordarlo, perché siamo cresciuti insieme nell'Alta Garfagnana, io venivo da Milano, lavoravo in una scuola prevalentemente diversa da quelle di oggi. Lei ha iniziato a Milano nella periferia di Milano degli anni 70. Nella peggiore periferia degli anni 70. Per darci un'idea, che cosa è successo, allora, il primo giorno di scuola? Le dico cosa è successo il primo giorno di scuola. Io arrivo a Rozzano, non ho vinto il concorso, io ero subito dopo i vincitori di concorso a Lucca. Voglio citare anche Stefano De Canini, che poi è morto, della CISL, che mi ha aiutato, l'unico aiuto che ha avuto mio in carriera, a prendere la residenza a Milano. Esattamente la presi nell'anno 1972 a Cornaredo. E ero 52esimo in graduatoria, cominciavo a fare qui a Lucca le supplenze. Mio padre, che era un contadino che poi ha fatto l'impiegato per oltre 30 anni, mi disse: Paolo, bisogna abbreviare la strada, tu devi cominciare a lavorare subito perché hai delle cose da fare. Mio padre avvertiva che io avevo questa pulsione per riuscire a impegnarmi culturalmente e socialmente. Non avevo problemi in famiglia, io allora le vecchie famiglie contadine andavano bene, si moriva per morte naturale, spesso si moriva anche per tumori senza sapere di averli, insomma era una generazione e un'epoca diversa. Io partì a Milano e vado a stringere con la mia scuola di Rozzano. Mi chiamò il direttore e mi disse: Petri, le dico subito che lei tornerà a casa. Io gli risposi: no, a casa ci tornerà lei, io a casa non ci torno sicuramente. Dice: ma come fa a essere così sicuro? È inesperto, ha 20 anni, ma come fa? Dice: lo sento dentro di me, lei non si preoccupi, mi lasci lavorare, lei faccia il suo lavoro che io faccio il mio. Entrai il primo giorno e entro a scuola in una pluriclasse, avevo ragazzi di 12-13 anni, mi fecero trovare tutte le puntine al pian terreno, sulla cattedra, sulla mia sedia, e quando entrai in classe si affacciarono alle finestre dicendo: ecco il maestro, ecco il maestro, e mi tiravano con la fionda e con i rotolini di carta, con le palline di carta. Questo fu il mio inizio. Io aspettai con molta serenità e disse: quando volete rientrare io sono disponibile a farmi conoscere. Come fate ad attaccarmi così? Io non sono a scuola, io sono il vostro maestro. E loro piano piano, uno dopo l'altro, rientrarono. C'erano ragazzi di famiglie borghesi, ma c'erano molti ragazzi di famiglie proletarie, se si può dire. Io ho fatto anche il 68, ma l'ho fatto con molto... Una volta si diceva proletarie. Proletarie, sì, voglio adoperare un termine ormai arcaico. E sostanzialmente cominciai a uniformare la classe, me li portavo fuori, gli facevo un'introduzione, come si può fare in una trasmissione come questa, di orientamento, e poi li portavo fuori a giocare. Le colleghe mi guardavano sconvolte, meravigliate, ma poi pian piano io riuscii a conquistarli. Le periferie di allora, come dice giustamente nella sua famosa canzone Adriano Celentano, erano già
prive di, le periferie non erano, non avevano grandi risorse sul piano, anche se rispetto a oggi c'è una bella differenza, si trovavano i prati e tutto, però c'era anche molto, anche allora molto, l'ambiente era molto degradato, specialmente nei quartieri di queste periferie, oggi di più non ne parliamo nemmeno, ma... E quindi io cominciavo a giocare a calcio con loro, a conquistarmeli, e poi li riunivo e cominciavo a parlare di scuola. Quando erano maturi, per poter rientrare, io rientravo nei primi tempi circa una mezz'ora, lavoravo pochissimo in classe. E poi piano piano partì con l'idea di vivere l'esperienza prima e la teoria poi. Allora, è un sistema che poi si è portato dietro ovviamente anche nelle sue successive esperienze, perché lei dopo Milano è rientrato a Lucca e ha girato un po' tutta la provincia, è stato anche un po' in Versilia, è stato su Alta Garfagnana, esatto, e poi è arrivato, vedo che lei è molto informato, a San Vito. Sì, io sono venuto poi nella scuola di Sillano, ho incontrato nella direzione Piazza del Serchio nel 1973. Ho incontrato Pellegrinetti, il direttore Pellegrinetti, un direttore di orientamento politico completamente diverso da me. Io però sono sempre stato super partes, io sono una persona che vuole essere libera intellettualmente e culturalmente, non voglio dipendenze. E lui mi disse, guardi, se lei ha intenzione di lavorare nel mio territorio che io... diciamo guido con la direzione di Piazza del Serchio, mi dica cosa ha intenzione di fare. E gli disse, io non le dico proprio un bel niente, io faccio il mio lavoro e poi lei giudicherà quel mio lavoro, che valenza, che qualità ha questo lavoro. E mi ricordo delle lezioni meravigliose, io credevo di essere arrivato in paradiso, abitavo in albergo, le mie colleghe in pensione, chiaramente non potevo vivere con le mie colleghe, soprattutto la notte, anche se avevo amicizie grandissime sul territorio, mi feci conoscere e la mattina quando mi alzavo dall'albergo, ero servizio riverito, dalle finestre sentivo delle persone che mi dicevano buongiorno, sono un maestro, dissi, sono arrivato in paradiso venendo dalla periferia così travagliata, trovandomi. Ho avuto lettere di ragazzi da tutte le parti d'Italia. Io oggi sono venuto qui principalmente per parlare di scuola, ma per parlare, e il provveditore che mi conosce molto bene lo sa, ma sono venuto qui per parlare anche di sociale e per stimolare le istituzioni. E ne parleremo nel proseguo della nostra trasmissione, perché poi parlare con Petri è parlare con i rappresentanti di una generazione di insegnanti che a partire dagli anni 70 ha cercato di cambiare, di svecchiare la scuola italiana dandogli nuove prospettive. Poi magari alla fine della trasmissione ci dirà se questo percorso secondo lei è andato a compimento senz'altro oppure no. Intanto ci dobbiamo fermare per la prima interruzione pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Di nuovo con Buongiorno con noi, con le notizie di oggi e con il nostro ospite Paolo Petri, con il quale torneremo a parlare tra qualche minuto, parleremo di scuola e di sociale. Andiamo a ridare un'occhiata ai giornali di oggi, vi abbiamo fatto vedere le prime pagine della Nazione del Tirreno, adesso andiamo nelle pagine interne, la neve, poi il diluvio. Una famiglia evacuata nei pressi di Barga, ci sono stati allagamenti, la decisione dei comuni oggi chiuse tutte le scuole, coinvolti gli istituti di ogni ordine e grado a causa appunto di questo codice rosso che è stato lanciato dalla regione per quanto riguarda il maltempo. Sulla cronaca di Lucca, la piaga furti, ladri in casa di due noti ristoratori, saccheggiati anche i regali di Natale, famiglia sotto shock. Hanno persino buttato i nostri vestiti nel WC. Nella foto centrale il sindaco di Monte Carlo, Vittorio Fantozzi, che qualche settimana fa lanciò l'appello per avere rinforzi delle forze dell'ordine sulla piana di Lucca. Poi una notizia proprio della scomparsa, purtroppo, di una insegnante, la maestra Marida Barghini Bertoni. Una notizia che arriva da Altopascio. Poi 300 al rave all'ex Casina Rossa, locale distrutto, minacce al gestore, l'edificio sgomberato dalla Digos, dopo ore
di forte tensione. Accade anche questo, la Casina Rossa è stata una discoteca molto famosa nei decenni passati a Lucca. E poi ancora la polemica, i Rolling erano una tantum, assurdi i contributi al Summer. Vivere il centro storico, il comitato cittadino attacca il comune per la convenzione. Diamo un'occhiata anche agli altri fascicoli. Torniamo sul Tirreno di Lucca, prima di andare su quello della Versilia. Piogge da allarme rosso, oggi chiuse tutte le scuole, questa era la prima pagina che avevamo già visto. Andando nell'interno c'è un'inchiesta su i nostri soldi, assegni da rivalutare per 30.000 pensionati, in molti casi scattano degli aumenti ma pochi lo sanno. Ecco la procedura per chiedere all'INPS l'adeguamento. Ancora anche su Tirreno c'è la notizia del rave party all'ex Casina Rossa. Dopo lo sgombero del rave scatta la protesta sul tetto, la polizia interviene mettendo fine alla festa alla quale partecipavano in 300, ma dopo qualche ora alcuni ragazzi sono tornati e hanno occupato l'immobile. È un po' il problema che si pone per gli immobili di grandi dimensioni che sono abbandonati a Lucca, nella periferia di Lucca, ma anche un po' in tutta la piana. A volte ci sono anche questi raduni non autorizzati che sono comunque pericolosi perché si tengono in strutture che non sono assolutamente a norma, non sono assolutamente adatte per ospitare feste di qualsiasi tipo. 8 anni dopo lo sfogo di Melania, la sorella di Vanessa, mostrerei le foto di quando fu uccisa, tutti capirebbero cos'è la violenza. Qui si parla di Vanessa Simonini, la ragazza uccisa purtroppo nel 2009 da un conoscente. Notizie della provincia, bagno alla villa nel degrado dopo 6 anni dall'inaugurazione, locali completamente allagati in uno degli stabilimenti termali storici, qui si parla dei bagni di Lucca, ora di nuovo in abbandono e non stanno in una condizione migliore gli edifici del San Giovanni e delle Docce Basse. Questa quindi la notizia principale della provincia riportata dal fascicolo lucchese del Tirreno. Allora, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla situazione del maltempo, torniamo a parlare con Paolo Petri. Abbiamo parlato della sua esperienza in Garfagnana, adesso arriviamo al cuore della sua attività, che è quella che si è svolta a San Vito per tanti anni. Che cosa ha fatto a San Vito? A San Vito io sono entrato esattamente il 10 ottobre del 1978. E mi ricordo la mia collega era Anzaldi, la quale ha avuto anche un figlio che gioca ancora in Serie A, mi sembra, non so nemmeno se viva, io mi auguro di sì. Ma sì, se è l'Anzaldi che dico io, figlio è Mario Anzaldi. Mario che non ha giocato in Serie A, ma non gioca più. Non da, gioca più, da si è ammesso, è vero. Il tempo passa. È un altro Anzaldi, evidentemente. Il tempo passa, è quello di cui io non mi accorgo, perché sinceramente ho avuto una carriera così lunga ma anche così intensa che sono arrivato alla fine per mia libera scelta, sono uscito perché era già 3 anni che io dovevo andare in pensione o almeno 2 e sono uscito di mia libera scelta perché mi sono accorto che stavo invecchiando fisicamente, non tanto intellettualmente, intellettivamente, perché mi sento un ragazzino di 20 anni per la volontà, per la determinazione che io ho sempre avuto. Ecco, cosa ho fatto? Ho iniziato con tanti colleghi, a cominciare da Donatelli, che avevo conosciuto a Fornoli, a fare dei sit-in con la scuola per l'ampliamento della scuola di San Vito. La scuola di San Vito allora si facevano le mense negli atri, si introdusse il tempo pieno e mi ricordo Carlo Tognetti, che era un grande maestro, però lavorava nell'ambito della sua classe e io gli dicevo sempre, ma qui bisogna lavorare in equipe, Carlo, ormai i tempi sono cambiati, bisogna lavorare in equipe, cominciare col tempo pieno, le tue qualità le metti al servizio della comunità. Lui, che era una persona politicamente molto impegnata e molto intelligente, mi disse,
Sicuramente Petri, bisogna far così. Ruppe con la sua classe, con le sue sicurezze, con le sue certezze. Altri insegnanti magari erano più restii perché avevano un atteggiamento più tradizionale. Io, Luciano Donatelli, Belluomini, Loriano, chiamato il giovinetto che ancora è in pensione, Luciana Galeotti, Silvana Pacini, cominciamo a lavorare sul tempo pieno. Ah, voglio ricordare anche Anna Maria Bigotti, Teresa Favilla, che poi aveva anche una parentela mai descritta col sindaco, io, Mauro Favilla, io ho lavorato con il centrodestra prima, con il centrosinistra dopo, ho aperto cantieri, ho fatto cose nella mia, nei miei limiti umani, che, di cui sono largamente orgoglioso, perché ho lasciato l'impronta, ma non solo io, tutto il gruppo che ha lavorato con me per far passare i decreti delegati, una scuola diversa. Ricordo anche Marco Orsi, che è stato sempre per me un punto di riferimento, diciamo anche con un contraddittorio, ci siamo molto presi, però avevamo idee comuni. Io ho iniziato anche il progetto legato allo stadio con Mario Favilla, diciamo un progetto importantissimo che tra l'altro qui che si chiama Tutti allo stadio con passione e civiltà. Ho riportato decine e decine di ragazzi con le scuole a riavvicinarsi al calcio, perché io sono sempre stato un grande tifoso, e lo dico, della Juventus, purtroppo, mi dice qualcuno, ma io sono stato, ho girato anche l'Europa con amici innocenti, ho avuto sempre amicizie di ogni tipo, di ogni idea, di ogni, e quindi sono contento. Noi abbiamo lavorato per far sì che la scuola di San Vito fosse una scuola veramente moderna. Ecco, il suo volto, il suo nome è legato negli ultimi anni in particolare al progetto che ha avuto più visibilità, che è quello degli orti, sì, della scuola di San Vito. Sì. Ecco, ci può, perché quando lei fece questa, aprì gli orti, in sostanza, sì, la scuola di San Vito, sì, non era una cosa molto diffusa. Non era una cosa che Italia. Non era assolutamente diffusa. Poi è diventata una cosa diffusa. Ecco, io voglio presentare questo progetto che io ho intitolato Dalla terra il cielo, e l'ho intitolato facendo un lavoro con Moreno Bruni, allora assessore alla pubblica istruzione, e anche con Lucchesi, che poi mi ha aiutato, con Fabio Lucchesi mi ha aiutato, perché Fabio Lucchesi aveva un'idea del sociale, era molto anche lui il compianto Fabio Lucchesi, a cui sono stato legato, pur essendo molto diversi, come eravamo diversi con Luciano Donatelli, ma noi poi ci intendevamo nei momenti chiave della vita. Ma come nacque l'idea degli orti? L'idea degli orti mi nacque da questo fatto. Luciano Donatelli faceva l'orto a terra, la faceva con un bidello che si chiamava Sauro, ora il cognome non me lo ricordo e mi scuso con lui, perché in genere è una memoria veramente precisa. E mi diceva, ma guarda, il futuro della scuola, Paolo, è anche negli orti. E tu dici, sei sempre legato alla teoria. Dico, no, guarda, no, non mi conosci. Dice, allora lo farai dopo che non ci sarò più io. Guarda caso, successe proprio così. Io in quel momento non collaboravo sui laboratori di musica, di teatro, di, diciamo, fotografia. Lui mi diceva, ma in fondo tu, Paolo, che sai fare? Mi dice sempre questo. Io ho lavorato a Fornoli, faccio fotografia, faccio falegnameria, vuoi che ti insegni qualcosa? E io sono sempre stato umile, ho detto, se devo lavorare con un laboratorio, insegnami pure. Cominciai a scattare fotografia, a stampare, non sapevo neanche cos'era una stampa, una camera oscura. E lui mi insegnò queste cose. Sull'orto non c'aveva da insegnarmi niente, io ero di famiglia contadina, il mio padre era un contadino presso le terre di mio nonno, e mio padre non avrebbe mai pensato che io avrei fatto un lavoro così nella scuola, tant'è vero che quando era malato, perché è morto molto presto Enzo Petri, a 59 anni, trovò, mi commuovo, una signora in paese che gli disse, lui aveva un cappellino di lana, girava col bastone, era invecchiato tremendamente, e gli disse, ma lo sai che tuo figlio cosa sta facendo? Mio padre
che mi scuso con i telespettatori, che nel 68 credeva che io fossi un rivoluzionario comunista, disse, ma si risollevò, dice, con questa cosa qui campo ancora 10 anni. Purtroppo non successe. Non successe così. Perché morì subito dopo. Allora, la questione degli orti è importante, perché oggigiorno il rischio grosso di un bambino è che possa credere che gli ortaggi nascano sui banchi dei supermercati direttamente, che siano cose che si fabbricano e si comprano. Forse una delle poche esperienze che hanno a disposizione può essere proprio delle poche possibilità di avere un contatto diretto con la terra, è proprio a scuola se si fanno gli orti. Esatto, io ho distinto due momenti di questo progetto della terra e il cielo. Il momento delle piante officinali in quelle vasche cementate, in quella vasca cementata che abbiamo fatto a San Vito con l'amministrazione comunale, con Moreno Bruni, e invece l'orto a terra, perché mio padre diceva l'orto si fa a terra, non si fa in vasca, e aveva ragione. E ho preso spunto anche dalle esperienze di Pescia, perché a Pescia nel comprensorio territoriale c'erano già alcune esperienze. E l'ho preso e ho distinto le piante officinali, la botanica, perché ho fatto botanica con le LIM senza essere un tecnologo, io sono sempre stato un le LIM, spieghiamo che cosa sono. Le LIM sono lavagne multimediali, mi insegna Emanuela Bertocchi, che a San Vito le ha lanciate, era al terzo posto San Vito in Toscana, per ogni aula ha la lavagna multimediale. E i ragazzi mi dicevano, maestro, ma tu non sai dove dare la lavagna multimediale, ti insegniamo noi. Ho avuto anche questa umiltà di imparare dai ragazzi, ho imparato poco, tecnologicamente devo dire. È comunque favorevole all'introduzione della tecnologia nella scuola. Sono favorevolissimo, però deve essere uno strumento. Cioè, al di sopra di questo ci deve essere l'intelligenza umana, il percorso didattico che ha dei fini, dei punti di partenza e dei fini. Io feci queste due cose, addirittura qualche genitore mi vedeva nelle fioriere a far l'orto in fioriera, qualche ragazzo diceva, c'è il maestro lì, o maestra, c'è il maestro che sta vangando la fioriera. Cioè, mi vedevano come un maestro contadino, va bene, io sono stato anche questo. Allora, ci interrompiamo di nuovo per la pubblicità, poi torniamo di nuovo con le notizie e con la nostra conversazione con Paolo Petri, tra poco. Ultima parte di Buongiorno con noi, con le notizie di oggi e con il nostro ospite Paolo Petri. Allora, vi do qualche aggiornamento perché abbiamo appena parlato con la Protezione Civile del Comune di Lucca. Situazione Serchio, il fiume è nel livello di attenzione, quindi il primo grado con il quale si valuta la pericolosità del fiume Serchio. Quindi in sostanza ci hanno spiegato che scattano i monitoraggi, scatta l'attenzionamento cosiddetto del fiume, però non ci sono al momento situazioni di pericolo, almeno questo è quanto ci è stato riferito, quindi livello di attenzione sul Serchio. Poi per quanto riguarda altre cose del Comune di Lucca ci sono stati smottamenti su alcune strade in località Torre o Torre e Balbano, però cose che sono in via di risoluzione. Ci hanno anche detto che ieri sera e ieri notte sono stati distribuiti molti sacchini di sabbia ai cittadini che hanno fatto richiesta. Questa distribuzione è ancora attiva e ci si può rivolgere, bisogna andare al foro Boaria dove vengono distribuiti dalla Protezione Civile di Lucca questi sacchini di sabbia. Quindi situazione in questo momento attenzionata dalla Protezione Civile di Lucca, il fiume Serchio è nel livello di attenzione, però in questo momento non ci sono emergenze in atto e speriamo che non ci siano neanche nel corso della giornata. Allora, abbiamo ancora qualche minuto con Paolo Petri. Il futuro sulla sua attività, quali sono secondo lei le priorità da seguire? Le priorità che la politica deve seguire sul sociale? E le chiedo anche poi un giudizio sulla scuola di oggi. Sì, allora, le priorità a mio parere sono principalmente due. Una è quella di creare questa alternativa con i progetti pubblici dopo la fine della scuola superiore. Far diventare Lucca un'isola felice per poi allargare sul piano regionale e nazionale. Io questo l'ho detto anche al presidente della regione
Enrico Rossi quando si presentò al Giglio ed era attaccato dai comitati. Già allora io dicevo, poi lasciamo perdere quello che è successo nel Partito Democratico, ma sostanzialmente lo dicevo già allora, di lavorare su questo tema, sul tema del dopo la scuola. Il tema del dopo di noi, che è stato ripreso regolarmente, per fortuna, dopo tanti anni, dalla legge 112-2016, che è ancora largamente in ritardo rispetto ai decreti attuativi. E lavorare poi in funzione anche delle barriere architettoniche. Perché Lucca ha cominciato con Alberto Del Carlo, con cui ho collaborato, con la Banca del Monte. Fondazione Banca del Monte. Io ho iniziato il percorso est con Francesco Pucci, perché ho messo le mani un po' da tutte le parti. Io e Alberto ci siamo guardati in faccia e gli ho detto: chi va a Pordenone a vedere se il progetto dei negozi ha funzionato? Ci è andata la signora Chierici dell'ANFAS. Io sono un ANFAS da tanti anni, ma sono un ANFAS fuori dal contesto, nel senso che io sono una persona libera, si è capito benissimo, però ho grandi amicizie anche in questo senso. E abbiamo lavorato su questo e credo che questo debba essere ripreso, cioè che sia proprio la Fondazione Banca del Monte, che oggi ha recuperato anche in senso economico, che si unisca alla Cassa di Risparmio, se c'è la possibilità, che si unisca ai fondi europei e si cerchi di fare una città veramente europea. Europea nel senso che chi arriva a questa città, che sia VIP o non VIP, possa prendere un mezzo pubblico, avere una fermata, andare in qualsiasi parte. Lei aveva anche un'idea riguardante i grandi eventi. Sì, i grandi eventi, ho un'idea, perché le dico perché ho un'idea, Conca, perché sostanzialmente io ho girato le fondazioni continuamente sotto traccia a cercare risorse. Poi la politica si è attivata, giustamente. Io sono uscito fuori subito dopo avere aperto la porta, ne sono uscito e ho lasciato fare la politica. Però le risorse non possono scarseggiare per il sociale. Il sociale è il futuro del nostro paese. Lo dice anche Vincenzo Manes, che è un privato e che ha fatto i Summer Camp, i Dynamo Camp. Una realtà, io ho un'idea di pubblico e privato che si uniscono in funzione del sociale, che danno nuova occupazione ai giovani. Non per niente Renzi è andato alla Silicon Valley a vedere come funzionava, poi ha fatto l'errore del referendum in cui credeva e l'ha perso e lì si è un po' giocato, però i giochi non sono mai persi. Io sono sempre di quelli, e non faccio politica di parte, che dico che bisogna lavorare per la gente, fare della politica un servizio alla gente. E quindi qual è l'idea? L'idea mia è questa. E siccome ci sono grandi eventi, no? Si è visto in questi giorni la situazione del Campo Balilla, mantenetela, perché c'è anche il problema di mantenere il manto, di dare sicurezza ai cittadini. I cittadini lucchesi hanno una pazienza incredibile, ma ci deve essere un ritorno ai cittadini lucchesi. Qual è il ritorno? Il ritorno è riuscire a mettere, a dire: nel biglietto io metto 0,50 centesimi nelle grandi manifestazioni, nei comics, l'ho detto anche a Caredio, nel Summer Festival, e se me lo faranno dire lo dirò anche a Mimmo D'Alessandro. Creiamo un fondo sociale, se già esiste ampliamolo, non andiamo sempre a chiedere alle fondazioni, perché arriverà un giorno che le fondazioni dovranno chiudere la porta. Quindi lei dice, Lucca dà tanto alle grandi manifestazioni e deve avere un ritorno. Facciamo un ritorno con un fondo sociale a favore per i cittadini. Questa è un'idea che viene lanciata stamattina da questi studi, vediamo se qualcuno la raccoglie. E un'ultima cosa che voglio dire, velocissima, e l'iniziativa riguarda la 112-2016. Io ho scritto a tutte le istituzioni, al Presidente della Repubblica, l'ho fatto tante volte, fino all'ultima persona sono io che me la mantengo, in cui ho ricordato i decreti attuativi di questa legge. L'ho ricordati perché è la legge 112-2016, siamo alle soglie del 2018, non sono state fatte le commissioni, non ci sono i case manager, l'ability manager per fare un percorso di vita per questi ragazzi. Ogni ragazzo deve avere il suo percorso di vita, deve avere grave, deve avere un'assistenza domiciliare intensa e deve poi inserirsi anche nella vita pubblica attraverso progetti pubblici, non solo progetti legati alle associazioni.
Chiarissimo. Ultimissima cosa che le chiedo di essere però molto sintetico. Sì. Da quando ha iniziato ad oggi, la scuola italiana è migliorata o è peggiorata? La scuola italiana è per certi aspetti è migliorata, dal punto di vista tecnologico è migliorata, dal punto di vista etico vedo non un decadimento, ma insomma siamo su una strada un po' pericolosa, perché cosa bisogna fare? Bisogna lavorare sui giovani. I giovani hanno delle qualità impensate. Io sto lavorando in questi giorni con una studentessa universitaria, di cui non faccio il nome, perché io non voglio fare pubblicità a nessuno. La sto facendo a me, ma io sono uno strumento di me stesso, perché chiaramente io so ritornare anche al mio posto. Io sto lavorando perché i giovani siano loro a modificare, in base alla tradizione, all'esperienza dei vecchi marpioni come me, ce ne sono tanti che però purtroppo sono sul campo ancora, ma fuori dai giochi della scuola. Io sono sempre attivo e ho voglia di fare tante cose. Se si lavora sui giovani, se si lavora eticamente e didatticamente, culturalmente, socialmente, come abbiamo lavorato noi, non io, ma tanti di noi, io credo che c'è una risorsa per il nostro paese. È la risorsa della cultura, la risorsa dell'intelligenza, la risorsa delle cose che si devono ancora fare. E ce ne sono molte. Grazie a Paolo Petri che è stato nostro ospite, grazie per l'attenzione, Buongiorno con noi termina qui, grazie ancora e buona giornata.